Benvenuti a bordo, viaggiatori! Sono Grizzly e sono una persona di una certa età. Sono infatti un figlio degli anni 70 e degli anni 80, per cui sì, sono cresciuto con i cartoni animati giapponesi, con i famosi robottoni, come per esempio Gig Robot d'acciaio. E posso dire che fortunatamente nessuno della mia generazione si è mai lanciato dalla rupe nella speranza di trasformarsi in Gig Robot d'acciaio. Forse perché non c'erano all'epoca né Wish né AliExpress, dunque era piuttosto difficile riuscire a reperire i guanti di Hiroshi. Anche se, spoiler, in uno dei primi episodi Hiroshi scopre che non sono i guanti che provocano la sua trasformazione in Gig. Ma comunque oggi, in questo nuovo episodio di Diario di Viaggio on the road, Operazione Nostalgia, voglio parlarvi appunto di nostalgia, di cartoni animati del passato, e lo farò in un episodio montato su un i7 a 64 bit, mentre vi parlerò di quello che c'era una volta a 8 bit, e quindi vi parlerò del canale Memoria 8 bit. Prima di continuare, link del canale sul doobly-doo e sulla scheda, se non lo conoscete andate, iscrivetevi. È un canale dove si parla di quelli che sono stati i temi nerd del passato, quello che era nerd negli anni 80, negli anni 90, quando forse ancora non c'era di preciso il tema nerd, probabilmente. Principalmente parliamo di cartoni animati, ma non parliamo solo di quello, parliamo anche un po' di quella che è la memoria delle cose, dei giocattoli, delle cose più particolari che c'erano negli anni 80. Il nostro host Sergio è una persona simpaticissima, è riuscito in un intento veramente molto onorevole nel 2018, in occasione del 40° compleanno di Goldrake, ha realizzato un esperimento bellissimo, e adesso vi faccio vedere il video di quell'esperimento e poi vi dico qualcosa. L'esperimento è stata la sigla UFO Robot Goldrake, cantata da 200 persone, o per essere più precisi, da 170 persone e 30 specialissime guest star. Quindi eccovi la sigla di UFO Robot Goldrake, link del canale sul doobly-doo, sulla scheda, andate, guardatelo, e molto probabilmente rosicate perché non avete partecipato a quel video. Da una parte rosico anche io, però dall'altra riconosco che sono talmente stonato che probabilmente avrei semplicemente rovinato il video, quindi alla fine meglio così. Ho bellissimi ricordi dei cartoni animati della mia infanzia, di quelli che sono stati i cartoni giapponesi, non solo dei robottoni, quindi di Goldrake, Gig Robot d'acciaio, ma anche di quelli che erano un po' i supereroi, Jack O'Kamen, un pochettino me lo ricordo, ma mi ricordo di più per esempio Phantaman. E sono anni che mi chiedo cosa ci avesse tanto da ridere, per esempio. Mi ricordo di Kenny il Guerriero, di Daitar 3, di Galaxy 999, quindi di tantissimi di questi cartoni animati, anche poi di quelle cose come Lady Oscar, come Candy Candy, che comunque hanno fatto parte della mia infanzia. A proposito, su Lady Oscar come non citare i mitici riassunti dello zio Aldo Jones? Anche quelli di Kenny il Guerriero sono storici e divertentissimi, tra l'altro. Ma in questo caso parliamo di andare, per esempio, a ritroso a ricordarsi le sigle dei cartoni. Per esempio c'era un cartone che, quando sono andato a cercare notizie, ho scoperto chiamarsi Falco il Superbolide, eppure io, naturalmente il titolo ovviamente era quello, però me lo ricordavo come Ken Falco, perché mi ricordavo la sigla e il suo nome è Ken Ken Falco. E proprio parlando di sigle, ecco che un contenuto che voglio segnalarvi del canale di Memoria 8-bit non è un video, ma un'intera playlist. Siamo cresciuti con tantissimi cartoni animati, e siamo cresciuti identificando molti di questi cartoni animati dalle sigle, quindi perché non andare a scoprire i volti dei cantanti che c'erano dietro quelle sigle? Ecco che la prima playlist che vi segnalo del canale Memoria 8-bit è appunto i volti dei cantanti delle sigle, playlist linkata sul doobly-doo e sulla scheda. Andate, un modo divertentissimo e bellissimo di togliersi questa grande curiosità di conoscere quali sono stati o quali sono i cantanti che c'erano dietro alle sigle, è un format molto simpatico e divertente. Ho parlato delle sigle che mi ricordavo, dei cartoni che mi ricordavo, ma ci sono stati dei cartoni che avevo quasi rimosso dalla mente. Ogni tanto il buon Sergio ne ha parlato ed ecco che mi è ritornato qualcosa alla mente. Ogni tanto ne ha parlato e mi è ritornata alla mente appena appena qualche immagine. Stiamo parlando di quei cartoni che in fondo sono stati come dimenticati. Magari nel passato sono andati in onda tante volte sulle TV nazionali o sulle TV locali, e poi sono stati messi nel dimenticatoio. Ecco che c'è una seconda playlist, cartoni, ma anche film, serie TV e sigle, dimenticati dal mondo. Ovviamente non dimenticati
dimenticati del tutto, altrimenti non se le ricorderebbe nemmeno il buon Sergio, ma sono quelle cose che magari in passato hanno avuto una programmazione continua e poi sono finiti nel dimenticatoio, nessuno vuole più andarli a ripescare. Quindi la playlist cartoni, sigle, film e telefilm dimenticati dal mondo, anche quella linkata sul doobly-doo e sulla scheda, andate e dategli un'occhiata. Piccola curiosità, c'è un cartone del quale neanche Sergio ha notizia, gliel'ho segnalato un paio di volte nei commenti, ma ammetto che mi sono messo a ravanare anche io. Ho trovato pochissime informazioni, qualcuna sulla Wikipedia in inglese, ma proprio brevi trafiletti sul fatto che fosse una sola stagione di 12 o 13 episodi. Parlo degli Orsi Radioamatori, o gli Orsi CB, non gli Orsi Kerbers, non gli Orsetti del Cuore, gli Orsi Radioamatori. Erano questi tre orsi che guidavano un camion dei rifiuti, il furgone profumo, e che facevano delle indagini, risolvevano dei casi particolari come furti o misteri, mantenendosi in contatto con una ragazza con la radio del CB. Anche questo, un cartone dimenticato, lo guardavo quando ero piccolissimo, fino a quando ho avuto 8-9 anni, poi è sparito e non trovo più nulla, ho cercato anche nel dark web, nei posti più oscuri, l'unica cosa che sono riuscito a trovare è la sigla originale in americano, in una versione rovinatissima come un rip da una VHS, che era presente su YouTube, e poi basta, non trovo trame degli episodi, non trovo traccia di nulla. Eppure me lo ricordo questo cartone animato. Sarà un Mandela Effect? Chi può saperlo? Insomma, questo era il canale di Memoria 8-bit, un viaggio nella nostalgia di noi boomer, anzi peggio, io sono un nativo della X-Generation, quindi sono ancora più vecchio dei boomer, praticamente, ed un viaggio che vi consiglio per scoprire tantissimi argomenti in ambito nerd di quello che è stato un po' il passato, di quelli che sono stati gli anni 80, gli anni 90, di tante piccole e grandi curiosità su fenomeni di costume che si sono creati in quel momento, che poi sono cresciuti e si sono sviluppati, alcuni arrivando persino sino ai giorni nostri, quindi sicuramente è un canale da non perdere su YouTube. Detto questo, voi cosa mi raccontate? Siete nativi digitali? Siete nativi analogici? Vi ricordate gli anni 80? Vi ricordate i cartoni degli anni 80? Siete amanti di queste cose un po' retro? Non siete amanti di queste cose un po' retro? Siete cresciuti coi robottoni? Disprezzate i robottoni? Vi ricordate il cartone animato degli Orsi Radioamatori? Magari l'avete visto su qualche TV locale collaterale dimenticata? Non lo so, parliamone nei commenti qua sotto, oppure su Twitter con l'hashtag DDPOTR. Bene, io sono Grizzly, questo era Operazione Nostalgia, come sempre vi invito a mettere pollice in alto, condividere questo vlog, iscrivetevi al canale, noi ci vediamo alla prossima puntata, ciao a tutti!